4, siamo costretti a fermarci. Fermarsi in mezzo a una grande autostrada non è un divertimento per nessuno. Ora ai viaggiatori non resta che trasformarsi in turisti. La pietra miliare segnava la distanza dal più vicino centro, 2 km e 800 metri da Trani. La cittadina si apre tutta bianca sull'Adriatico, come in una visione d'Oriente, e molte caratteristiche della sua architettura l'accostano alle città orientali dalle ampie terrazze che coprono le case. Il mare è stato per secoli la massima fonte di ricchezza per Trani, che grazie alle sue attività commerciali intensissime poté gareggiare con le floride repubbliche marinare, che le riconobbero diritti e le diedero possibilità di vita. Ricchezza che oggi il mare riversa sulle sue rive, dando lavoro a una schiatta sana di pescatori, i quali di generazione in generazione si tramandano il mestiere. La varietà della pesca che ogni giorno si allinea sui banchi del mercato è l'indice più sicuro dell'abilità dei cittadini di questa vecchia terra marinara. Clamoroso per il gridio dei rivenditori, questo mercato alimenta una vasta zona tutta intorno e qui viene a fare i suoi affitti. Ricolma dei suoi frutti generosi i banchi del mercato, quella della terra. Una lunga serie di ceste e cassette mette in mostra gli smaglianti colori dei prodotti, magnificati a gran voce dai rivenditori. Ma non scontenti, i nostri viaggiatori si sono riversati in città e sciamano per i viali della magnifica villa comunale, una delle più belle d'Italia, dolcemente degradante verso il mare che la circonda da tre lati.